Ho seccato di prendere mazzate. Ronaldo, che fai? Jasmin è scappata. Per chi non lo sa, sono aperti nei commenti nuovi nomi per fidanzarsi con qualche altra ragazza. Jasmin, fermati, dobbiamo parlare. Che per Jasmin saranno proprio cazzi amari adesso. Vabbè, bevici su, ma chi se ne volta, acciuccati come un cane, vai. Ronaldo è ubriaco, tu mi hai tradito con Ibrahimovic, bastardo. Amato, che papagna. Matrimonio tra Ronaldo e Jasmine sia definitivamente finito questa volta. Quindi ragazzi, se Jasmine è davvero incinta, io non sono il padre, potrebbe essere veramente Ibrahimovic o qualcun altro. Ciao a tutti pagliacci e pagliacce, qua è Negozio e benvenuti in questo nuovo video della GTA 5. Dai, forza, ormai ragazzi lo sapete, quindi ditelo voi. Vita reale da calciatore. Spero che l'abbiate detto meno prima di me, almeno fa più figo, no? Voi lo dite prima, io dico dopo. Fa più figo. Vabbè, lasciamo stare. Allora ragazzi, in questo episodio succederà il macello. Perché se ricordate, ormai vedo che gli episodi non li vedete praticamente più, quindi c'è gente che manco apre più gli episodi. Quindi ragazzi, sinceramente non so più che dirvi. Se vi sta stancando, scrivetemelo, così la interrompiamo. Non fa una piega, perché ovviamente capisco che magari qualcuno si è stancato. Siccome ovviamente prima vedevo che li vedevate molto molto di più gli episodi, ora li vedete molto di meno, e anche con i nuovi calciatori. Quindi ragazzi, non so più che dirvi. Se non vi piacciono, ditemelo almeno. Vediamo di fare qualcosa di nuovo. Comunque, continuiamo. Vi dirò che se vi ricordate, nell'episodio di ieri è successo il macello. Ho scoperto Ibrahimovic che stava facendo, cioè dai, diciamo, regà, stava a letto con Jasmine. Quindi porca miseria, ora mi devo incazzare. Com'è possibile che questa qui ogni volta che trova qualcuno che non sia io succede quello che succede? Bene, prima di passare al video voglio salutare due di voi su Instagram, come facciamo sempre. Saluto Domo02GTR che mi scrive: grande Omega, che boss. Hai capito bene, bella zi, ti saluto Domo. E saluto anche Mirko Polidoro che mi scrive: Omega, sei troppo swag. Ciao Mirko, saluto anche te da casa e grazie per i vostri commenti. Mentre vi ricordo invece che venite a seguirmi su Instagram ragazzi, lo trovate qui in descrizione. Passateci due secondi, devastiamo il tasto segui, così avrete la possibilità di essere salutati in tutti i miei prossimi video e anche di parlare con me in direct. Quindi vi aspetto. Allora ragazzi, se ricordate, ieri ci siamo lasciati, per chi ha visto il video, quindi se non avete ancora visto correte subito a vedere il video di ieri, se no vi rovina la sorpresa. Ci eravamo lasciati esattamente così, con io che stavo picchiando, o meglio, con Ibrahimovic che ci stava picchiando. Infatti noi ragazzi stavamo subendo, infatti non ce la faccio proprio più a subire mazzate da Ibrahimovic ragazzi. Tra l'altro la porta è anche chiusa, perché l'avevo chiusa a chiave proprio perché volevo picchiarlo. Ragazzi, non avevo fatto i conti con la sua forza, quindi mi raccomando, partiamo subito con un bel like a bomba ragazzi, importantissimo per questo video che serve. Ok, ora basta, mi sono seccato di prendere mazzate. Ronaldo, che fai? Adesso sta buttando. Ronaldo, che fai? È pazzo. Nell'acqua, nell'acqua. Oddio, ok, almeno sei scappato da Ibrahimovic. La security, dormite voi, eh. Ma che state a fa? Ok, situazione, Jasmine è scappata. Prima cosa, devo cercare. Ah, guardate un po', Ronaldo Junior, la prima volta che ti trovo qui. Ehi, Ronaldo Junior, ascolta, è successo un mezzo bordello. Ronaldo Junior, ascolta, io ho litigato con la mamma, è successo un casino. Ma che stai guardando le auto? Ma insomma, Ronaldo Junior, sei dov'è casa nostra? Fatti accompagnare da qualcuno. Ragazzi, dobbiamo risolvere subito questa faccenda con Jasmine immediatamente. Ronaldo Junior, fatti accompagnare da Totti, da Messi. Dobbiamo cercare subito Jasmine, la dobbiamo subito cercare, non so dove possa essere. Ah, ecco, la macchina avevamo lasciata qui, di sicuro è scappata, così è sicuro. Penso proprio che il matrimonio tra Jasmine e Ronaldo sia completamente andato a puttane, tanto per cambiare. Per chi non lo sa, sono aperti nei commenti nuovi nomi per fidanzarsi con qualche altra ragazza, perché Jasmine ragazzi è completamente impazzita. Dobbiamo cercarla da qualche parte, perché ora le devo parlare seriamente. Ok ragazzi, l'ho vista, eccola, e Jasmine è lì. Jasmine, fermati ragazzi, vi giuro questa volta. Jasmine, oddio, si è preso il palo avanti. Ho buttato giù un palo, Jasmine. Oddio ragazzi, è impazzita. Jasmine è impazzita. Jasmine, fermati, dobbiamo parlare. Jasmine, basta. Oddio, ferma. Ecco ragazzi, ma è possibile che dobbiamo fare queste scenate? Jasmine, fermati, dobbiamo parlare. Ferma, vieni con me. Jasmine, ferma, colpa segreto. Aia.
Ragazzi, non si ferma. Ragazzi, forse è spaventata e incazzata perché teme la nostra ira. E c'ha ragione. Jasmine! Maledizione, sto palo che ho buttato giù. Tra l'altro ho lasciato pure le chiavi lì. Ragazzi, ho lasciato la mia Audi lì, adesso me la rubano. Situazione, Jasmine stava correndo in intimo per strada davanti a tutti. Sono riuscito a dirle di fermarsi. Guardate qui, sembra molto spaventata. Non so cosa succederà adesso tra lei e Ronaldo, perché ragazzi, ora Ronaldo penso proprio sia incazzato. Guardate con che fierezza tiene il volante dell'Audi. Quindi ora penso che andremo a casa, ragazzi, perché qui discuteremo di quello che è successo. Ah, vabbè, ovviamente alla festa Ronaldo Junior. Vabbè, Ronaldo Junior si fotta. Intanto è diventato buio perso, come potete vedere. Stavo sbagliando strada, ragazzi. Ormai tutti convinti che dall'altro lato. No, ora abitiamo dall'altra parte, quindi dobbiamo andare di qua. Quindi adesso torniamo a casa, ragazzi. E penso proprio perché per Jasmine saranno proprio cazzi amari adesso. Bene, a quanto pare i nostri protagonisti sono arrivati a casa loro. Ora, ragazzi, non so, prevedo per Jasmine una bufera di mazzate di fuoco di quelle che non ha mai visto. Tu, forza Jasmine. Vai, vieni con me, adesso dobbiamo parlare. Ragazzi, io spero che non la picchi a sangue. Vedete, adesso siamo nella sua camera. Quindi Jasmine, come prima cosa vestiti, perché non ti voglio più praticamente vedere così. E ragazzi, aspettiamo che si vesta e poi possiamo parlare. Quindi ora aspettiamo che Jasmine si metta i vestiti e poi possiamo parlare con lei. Volete risolverla anche voi? Saranno non so quanti tradimenti che abbiamo collezionato nelle nostre medaglie. Ok ragazzi, attenzione, oh mio Dio, CR7 si sta pompando una bottiglia di birra. Oddio, perché non so, sarei incazzato. Basta che non ti ubriachi, Ronaldo. Allora, sto cercando di capire Jasmine che ci sta dicendo. Jasmine ci sta dicendo che le dispiace tanto per quello che è successo, non lo farà più. Sì ragazzi, insomma, le solite cose. Ma io sono stanco, penso siete stanchi anche voi, ce l'ho detto mille volte che non succederà più di qua e di là. Ma sapevo benissimo, ragazzi, che Jasmine è una che fa queste cose e basta. Ma sì, Ronaldo, ma bevici su, ma chi se ne fotte, acciuccati come un cane, vai, bella così e bevi tutto, va, bravo. Sì, vabbè, le solite cose, bevi Ronaldo, bravo, bevi, ok. Forse abbiamo esagerato, vedo gli alberi che, sì, vabbè, si muovono da soli perché c'è vento. Ma guardate Jasmine, ragazzi, oddio, vedo tutto onde. Ronaldo, mi sa che te sei un po' ubriacato. Ok ragazzi, Ronaldo si è acciuccato. Basta, butta quello schifo Ronaldo. Basta, hai bevuto troppo. Non abbiamo sentito tra l'altro una parola di quello che ha detto Jasmine, perché eravamo impegnati a bere, quindi butta quella. Ok ragazzi, sinceramente non sto capendo niente. Ronaldo è ubriaco. Tu mi hai tradito con Ibrahimovic. Bastardo. Ma tu che papagna. Che schiaffo. Non ci sta capendo proprio niente, raga. Guardate quando sono sbagliato. Ronaldo, gli hai menato una papagna. Ragazzi, in quello schiaffo c'era tutta la rabbia repressa per Messi, per Ibrahimovic, per tutti i danni che ha fatto. Ronaldo c'ha già le mani grandi. Guardate Ronaldo che sorte di mania. Cioè, vabbè, vado a farmi un pisolino. Ragazzi, ora andiamo a coricarci. Ronaldo proprio se ne fotte. Ce la fai ad arrivare sul letto almeno? Raga, non ce la fa manco a camminare. Ragazzi, forse per arrivare sul letto basta saltare. Oddio, ragazzi, che sta succedendo? Momento. Ricordo che ieri abbiamo preso Jasmine, abbiamo discusso e poi. Ma perché sono steso a terra? Ho dormito sul balcone? Ok, ragazzi, Ronaldo ha dormito sul balcone. Dove? Cavolo, ci fai qui? Ragazzi, guardate Ronaldo! Sta dormendo sul balcone! Ma che fai? Alzati, cretino! Alzati! Sì, alzati! E Ronaldo riesce a camminare, vabbè, un po' meglio di ieri sera. E ieri sera proprio barcollava. Adesso guardate, raga, sono un po' ubriaco. Vabbè, dai, un po' ce la fa a camminare. Ragazzi, non ricordo cosa è successo. Ho picchiato Jasmine. Ditemelo voi, non se lo ricorda più! Visto tutto, Rex? Rex forse avrà capito che qualcosa non andava e... Era uno schiaffo! L'abbiamo uno schiaffo! Bah, così lei... A terra, istantaneo. Ok, forse dovremmo chiamare un'ambulanza. Sono aperte nei commenti nuovi consigli per una nuova ragazza, perché penso che il matrimonio tra Ronaldo e Jasmine sia definitivamente finito questa volta. Junior, che fine ha fatto Ronaldo Junior, ragazzi? L'abbiamo lasciato ieri sera lì alla festa. Vabbè, intanto chiamiamo un'ambulanza, perché sennò poi... Guardate ragazzi, ha avuto delle perdite di sangue strane, guardate, c'è del sangue lì. E secondo il paramedico dice che non è... Infatti, com'è possibile, raga? È impossibile che dallo schiaffo le sia arrivato il sangue sulla gamba, vicino alle gambe, cioè vicino alla coscia. Il medico dice che potrebbero essere perdite... Cosa? Potrebbe essere in C... No, aspetta.
Non ho capito bene, non ho... aspettate raga, non ho capito bene. Jasmine potrebbe essere incinta, ma sta scherzando? E poi perché l'abbiamo picchiata? Ma si faccia i fatti suoi, abbiamo litigato, scusi, mi ha tradito non so quante volte. 6, 7? Ma si levi adesso, come incinta? Quindi ragazzi, questa storia con Ibrahimovic, se Ibrahimovic andava davanti... Da quanto tempo a questo punto? Elisa parte 2! Non ci credo ragazzi, ha fatto la stessa cosa! Quindi ragazzi, se Jasmine è davvero incinta, io non sono il padre, potrebbe essere veramente Ibrahimovic o qualcun altro. Jasmine si è ripresa, quindi cara Jasmine, come se non hai neanche sentito, te lo ridico, quindi il nostro matrimonio è finito! Bella così, CR7, secondo me ha fatto la cosa migliore. CR7 è di nuovo single! Ora! Ancora? Giuro, che sei venuto a fare? Di nuovo Ibrahimovic qui, ragazzi. Di nuovo. Sono tra l'altro anche deidratato. Devo recuperare il senso di fame e di sete. Che vuoi ancora? Da qua te ne vuoi andare? Immediatamente, prenditi Jasmine e poi... Oh. Ma ehi, dammi quella pistola maledetta, scusa. Giuro, che se non te ne vai, ti pianto un colpo in testa. No, ragazzi, Ronaldo, non ti... No, ragazzi, Ronaldo è impazzito. Forse ancora gli effetti dell'alcol di ieri sera iniziano a farvi sentire. Ok, ragazzi, sono deidratato perché non abbiamo fatto colazione. Ieri siamo stati incazzati, siamo stati incazzati anche adesso. Già, ecco, Ibrahimovic sta per aiutare Jasmine a salire in macchina. Ok, grazie, paramedici, potete andare. Direi che è stata una giornata di merda da dover dimenticare assolutissimamente. E sì, ragazzi, il matrimonio tra Ronaldo e Jasmine penso sia finito definitivamente questa volta. Non so se in futuro avremo altre ragazze, ditemelo voi nei commenti. Se il video vi è piaciuto, se è stato un risvolto inedito, Jasmine tra l'altro è incinta e non è nostro, sono sicurissimo. Mettete un bel like, un bel pollicione in su, un commentone e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto per non perdere successivamente gli altri episodi. Dare a mangiare qualcosa, sono deidratato come lo schifo. Ronaldo, vai a mangiare subito qualcosa. Vi ricordo che in descrizione trovate le mie maglie ufficiali. Guardate come corre! Le trovate le mie maglie ufficiali in edizione limitatissima, quindi mi raccomando, passateci. E sempre in descrizione, se volete essere salutati in tutti i prossimi video da Ronaldo Ubriaco, venitemi a seguire su Instagram, lo trovate qui e in descrizione, mi raccomando. Bene, ora ragazzi, mi preparo pasta e cereali, un po' di muffin e non so che cosa devo fare adesso. Grazie a tutti per la visione, per questo video è tutto ragazzi, ci sentiamo al prossimo video. Eschere, ciao!